Consiglieri, prendiamo posto che cominciamo il Consiglio regionale, per cortesia, prego. L'inno d'Italia, grazie. Bene, passiamo agli annunci. Comunico che sono pervenuti i seguenti documenti politici. Interrogazione a firma del consigliere Smargiassi recante criticità assistenziali ed occupazionali dei centri di riabilitazione privata. Interpellanza a firma del consigliere Di Dalmazio recante riduzione fenomeni erosivi, trasferimento risorse ai comuni. Comunico che sono intervenuti i seguenti progetti di legge, d'iniziativa del consigliere Monticelli, disposizione sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei, d'iniziativa della Giunta regionale, Regione facilissima per le imprese, misure a sostegno del sistema produttivo regionale. Modifiche all'articolo 2 legge regionale 28 aprile 2014 numero 26, disposizioni regionali per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione. D'iniziativa dei consiglieri Sospiri e Giampieri, disciplina della pesca sportiva in mare nelle acque prospicienti la Regione Abruzzo. D'iniziativa dei consiglieri Mercante, Smargiassi, Ranieri, Bracco, Marcozzi, Pettinari, istituzione del nuovo comune di Nuova Pescara mediante fusione dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Dopo gli annunci iniziamo i lavori. Approvazione processo verbale seduta del 16/9/2014. Sottopongo all'approvazione del Consiglio il processo verbale della seduta del 16/9/2014. Ai sensi dell'articolo 48 del regolamento, se non vi sono osservazioni, si intende approvato. C'è osservazione sul verbale? Il verbale è approvato. Bene. Iniziamo con le interrogazioni. La prima a firma del consigliere Olivieri. Il consigliere Olivieri, dopo la risposta del rappresentante della Giunta, che non può superare i 10 minuti, ha diritto di replica per non più di 3 minuti per dichiarare se sia o no soddisfatto. La parola all'assessore Paolucci, prego. Grazie Presidente, buongiorno, buongiorno alla Presidenza, ai colleghi consiglieri. In relazione all'interrogazione presentata dal consigliere Presidente Mario Olivieri,
La risposta, ovviamente organizzata dagli uffici e che merita poi un approfondimento anche per quanto riguarda il lavoro di Giunta e di Consiglio, è la seguente. L'ospedale di Chieti, denominato presidio ospedaliero di Colle Dall'Aria, è articolato in 9 corpi di fabbrica realizzata per lotti funzionali nell'arco temporale 1973-2008 e ha beneficiato di numerosi finanziamenti statali e regionali, inizialmente fondi della Cassa per il Mezzogiorno e nell'ultimo ventennio fondi a valere l'articolo 20, con i quali è stato possibile realizzare gli interventi di miglioramento dell'intero complesso. Sulla base delle indicazioni del Dipartimento della Protezione Civile, di cui alla circolare numero 75499 del 7 ottobre 2010 e concernente i chiarimenti dell'obbligo di verifica sismica di tutte le opere strategiche o rilevanti, sia pubbliche che private, sono stati definiti gli indicatori di collasso e di inagibilità delle strutture ospedaliere. Nell'allegato sono state riportate, dunque se poi vorrà prenderne visione a disposizione, i dettagli degli indicatori di rischio. In particolare, dal citato primo programma regionale di verifiche tecniche su edifici pubblici e infrastrutture, è risultato che i corpi di fabbrica del presidio ospedaliero di Chieti, realizzati conformemente alle normative dell'epoca, che non classificavano il comune di Chieti come zona sismica, testualmente leggo, presentano nel loro complesso alcune criticità, quali i materiali con caratteristiche di resistenza scadenti, i giunti tecnici non sempre conformi a quanto richiesto dalla normativa vigente e conseguente rischio di martellamento in caso di sisma e forma irregolare dei fabbricati tali da subire un incremento di sollecitazioni preventivamente non valutati ovviamente nel caso di sisma. Le soluzioni in itinere, i ragionamenti, i confronti allo stato dell'arte. Coerentemente alla programmazione regionale che punta sulla persistente operazione di riqualificazione strutturale del nuovo presidio ospedaliero di Colle Dall'Aria per il suo ruolo di presidio di riferimento aziendale provinciale e anche regionale per alcuni centri di eccellenza che lo caratterizzano, è stata destinata in totale al presidio ospedaliero di Chieti la somma di circa 70 milioni di euro a valere articolo 20. Di detto importo complessivo, con la somma di 63 milioni di euro e rotti, sono stati realizzati dal 1993 al 2007 alcuni importanti investimenti sul presidio di Chieti secondo una graduale pianificazione degli interventi. 7 milioni e 700 per l'acquisto di tecnologie e arredi, 43 milioni per l'adeguamento alle norme di sicurezza prevalentemente per le sale operatorie e 12 milioni per il Dipartimento di Cardiologia e Cardiochirurgia. Il sopraggiunto drammatico evento del sisma del 6 aprile 2009 ha imposto alla Regione una programmazione di interventi urgenti e prioritari da individuare principalmente sulla base di attente valutazioni dello stato di adeguatezza strutturale dei presidi ospedalieri. I fatti più recenti ruotano intorno alla necessità di porre rimedio alla criticità dei corpi C ed F del presidio ospedaliero di Chieti a seguito del cedimento statico del pilastro 320 del corpo F e la perizia del CTU del 30 luglio 2012, dalla quale sono emerse le criticità statiche e dinamiche dell'intero presidio. Rispetto a detta complessa problematica sono stati promossi dalla Direzione Politiche della Salute alcuni incontri con i referenti aziendali concordando con gli stessi di fronteggiare la situazione adeguando l'attuale presidio ospedaliero e attivandosi ciascuno per quanto di propria competenza per ottenere dai ministeri competenti autorizzazioni a finalizzare le economie risultanti dalla realizzazione degli interventi relativi al primo triennio della programmazione articolo 20. In tale ottica la ASL ha comunicato alla Regione nel 2011 di aver avviato l'intervento di messa in sicurezza del pilastro 320 e con successiva nota l'avvenuto consolidamento del corpo F. Il servizio, dal canto suo, dopo una fitta corrispondenza con i ministeri competenti e con la Cassa Depositi e Prestiti, ha acquisito l'assenza a rifinalizzare le somme e ha chiesto all'ASL di trasmettere la documentazione acclarante la conclusione dei lavori relativi agli interventi inclusi nel primo triennio programma articolo 20 al luogo individuati. Stante quanto sopra, appare evidente l'unanime volontà di adeguarlo il presidio ospedaliero di Chieti, che infatti viene confermata nel documento strumenti di programmazione 13-15 adottato dal direttore generale nel 2012 e ci sono anche in questo caso tabelle allegate che possono essere prese in visione. E quelli programmati nel triennio quali lavori per la riduzione del rischio sismico dell'importo pari a 27 milioni e 700 e quelli inerenti alla messa in sicurezza a fini statici dei corpi C ed F, i lavori di adeguamento per trasferimento reparti e per l'attivazione dei corpi NM, i lavori di sistemazione dei vari ambulatori per un costo di 17 milioni.
a conferma dell'impegno delle strutture regionali a assicurare il miglioramento sismico, e appena si ricorda e si sottolinea nell'ambito dell'intervento nuovo presidio ospedaliero Santa Santissima Giungiara Corpo C, su proposta del servizio, l'assegnazione di ulteriori 4,5 milioni sulla base del decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile. Allo stesso tempo, vista l'attuale situazione di difficoltà del presidio stesso e il costante rilevamento di alcuni problemi di staticità, la ASL ha avanzato, con proposta di affidamento ai sensi dell'articolo 153,19 del decreto legislativo 2006, del 12 aprile 2006, numero 163, contratto di concessione relativo alla progettazione definitiva esecutiva e all'esecuzione dei lavori di una nuova costruzione, demolizione e ristrutturazione dell'ospedale clinicizzato di Chieti, affidandosi ovviamente il famoso project financing alla gestione di alcuni servizi non sanitari. Allo stato attuale, fatto salvo tutti gli interventi che già sono stati operati, è oggetto di valutazione la proposta della ASL, tenuto conto ovviamente che quella valutazione deve oggi essere congrua e compatibile anche rispetto alla nuova programmazione sanitaria, da un lato, visto il patto della salute e il nuovo decreto sugli standard, e ovviamente anche la compatibilità finanziaria. Grazie Presidente. Prego, consigliere Olivieri. No, solo per... sono in parte soddisfatto, non sono totalmente soddisfatto. Assessore? Assessore? Vi chiedo scusa. No, vabbè, intanto grazie per la relazione che hai fornito. Ma non capisco molte cose, cioè io dico una cosa, se è dichiarato pericolante non mi sembra il caso di continuare a tenerla aperta e continuare ad ospitare pazienti. Silvio, scusami, non mi sembra il caso. Io volevo fare una proposta, se si ritiene opportuno, far fare una ulteriore perizia eventualmente anche all'università, perché di discorsi se ne fanno tanti, ma sono tutte a livello di ipotesi, intanto è aperto con tutti i rischi, se ci sono, perché se non ci sono è un falso problema. E quindi allora è inutile intraprendere altre programmazioni che comporterebbero dei problemi anche di natura economica. Allora io dico, non sarebbe il caso di investire l'Università di Ingegneria dell'Aquila per far fare dei rilievi magari sulla staticità? Ecco, questa è una mia proposta, perché sinceramente ad un anno di distanza dalla rilevazione del pericolo continuiamo a tenere il reparto aperto con tutti i rischi che ne potrebbero conseguire. Grazie. Bene, passiamo alla interrogazione a firma del consigliere Smargiassi recante azienda delle aree produttive. Non c'è il vicepresidente Lolli, mi pare che abbia fornito risposta scritta lasciata all'assessore Paolucci. Prego, assessore. Grazie Presidente. Come sa, il vicepresidente Lolli è impegnato per motivi istituzionali a Roma. Se il consigliere è disponibile posso dare lettura, altrimenti se lei ritiene rinviarla alla consigliere. Ok. Allora, in relazione all'interrogazione a risposta orale di cui ha l'oggetto, si ritiene opportuno controdedurre le affermazioni ivi riportate iniziando dalle considerazioni svolte in premessa sino ad aggiungere al merito dell'interrogazione stessa. Preliminarmente corre l'obbligo di puntualizzare che l'odierno quesito, nella sua interezza, sembra riproporre pedissequamente quanto già avanzato nel mese di luglio 2013 dal senatore Castaldi del Movimento 5 Stelle con l'atto di sindacato ispettivo 300273, non ancora discusso, in merito al quale nel settembre 2013 la Regione Abruzzo ha già relazionato al Ministero dell'Ambiente. Quanto all'impugnativa del Governo proposta avverso la legge regionale 27 marzo 2014 numero 15, pagina 1 e 2 dell'interrogazione, per la parte che qui interessa, sebbene l'intento del legislatore regionale fosse quello di prevedere che le infrastrutture idriche, acquedotti e reti e fognarie, nonché gli impianti di depurazione realizzati dai consorzi per le aree di sviluppo industriale restassero in gestione all'ARAP,
si ritiene che l'eventuale accoglimento del primo motivo di legittimità costituzionale sollevato dal Governo, investendo l'intero testo legislativo, assorbirebbe gli ulteriori profili del ricorso. Ad ogni buon conto si precisa che la Regione, con delibera di giunta regionale del numero 497 del 29 di luglio 2014, ha deciso di non costituirsi nel giudizio di cui trattasi dinanzi alla Corte. Secondo punto. Quanto all'incertezza circa, virgolettato, pagina 2 dell'interrogazione, il profilo di qualificazione della procedura di fusione, e cioè se pubblicistica o civilistica e parasocietaria del procedimento stesso di fusione, si precisa che la fusione per unione dei consorzi industriali è avvenuta in data 3 aprile 2014 con rogito a firma del dottor Mastro Berardino, notaio in Pescara, con effetti a decorrere dall'8 di aprile, giorno in cui è stata effettuata l'ultima iscrizione dell'atto del registro delle imprese degli enti fusi. Ciò detto, si osserva che, come peraltro già evidenziato nello studio preliminare redatto dall'Università d'Annunzio, la fusione dei consorzi per lo sviluppo industriale, di cui all'articolo 1,3 della legge 23/2011, può considerarsi una fusione atipica, alla quale sono applicabili in via analogica segmenti della disciplina del Codice Civile in tema di fusione, considerando da un lato la circostanza che i consorzi in esame esercitano attività di impresa e in quanto tali debbano iscriversi nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2201 del Codice Civile, e dall'altro le linee di tendenza del moderno diritto societario, da cui emerge un'indubbia valorizzazione del principio di continuità dell'impresa sulla base degli articoli 2501 e successivi. Quanto al problema interpretativo delle previsioni degli organi e ai dubbi sui quali dovrebbero essere i soci, non pare esservi alcuna incertezza sulla definizione degli organi di governo dell'ARAP, atteso che sia la legge regionale 23/2011 sia lo statuto dell'ARAP approvato con delibera di giunta regionale 581 del 2013, che il disciplinare modificato sempre con delibera di giunta regionale del 17 giugno 2013, prevedono i seguenti organi di governo: assemblea generale, consiglio di amministrazione, presidente, collegio dei revisori e consulta territoriale. Quanto ai soci dell'ARAP, si evidenzia che i soggetti partecipanti al nuovo ente risultante dalla fusione ARAP sono gli stessi che partecipano a ciascuno degli attuali consorzi per lo sviluppo industriale. Ciò detto, prima di entrare nel merito della questione, esaminando i tre punti dell'interrogazione, è bene soffermarsi maggiormente su quanto enunciato in merito agli impianti di acquedotto, fognature e depurazione, con particolare riferimento a quelli gestiti dall'ex consorzio industriale del Vastese. Il consorzio industriale di Vasto, oggi unità territoriale 6 dell'ARAP, per mezzo di interventi finanziati con risorse pubbliche in regime di concessione, ha realizzato impianti di depurazione, rete fognante, rete idrica e impianto di trattamento acque. La gestione tecnico-amministrativa del servizio inerente l'approvvigionamento, la fornitura idrica, la fognatura e la depurazione consortile degli agglomerati industriali di sua competenza sono stati affidati alla società CONIV, costituita il 22 di febbraio dell'89, quale società mista pubblico-privata e partecipata dallo stesso consorzio nella misura del 51%. La parte privata della società è rappresentata da un unico socio, Di Vincenzo Dino & Company SpA, che al tempo della costruzione fu scelto senza procedura comparativa d'evidenza pubblica. L'affidamento della gestione andrà in scadenza nel 2016 e ai sensi delle vigenti normative non potrà essere prorogato. Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 4 del 2009, la Regione Abruzzo ha inteso riordinare, fondere e sopprimere gli enti da essi dipendenti, economici e non, i consorsi degli enti locali a partecipazione regionale, le agenzie, le aziende e le società controllate. Nel caso specifico della materia dei consorzi industriali, il disciplinare costituisce l'atto amministrativo con il quale la Regione Abruzzo ha inteso intervenire ai sensi della sopra citata legge regionale. Al fine di dare completa attuazione alla riforma introdotta con la legge regionale numero 23 del 2011, in modo tale da assicurare il rispetto degli obblighi imposti, meglio definendo ed implementando le attività, le funzioni e l'organizzazione dell'ARAP, attribuendo alle unità territoriali nuove funzioni e attività nonché servizi da erogare, la Regione Abruzzo, con delibera di giunta regionale del 421P del 17 giugno 2013, ha approvato le modifiche e le integrazioni al disciplinare. Premesso quanto sopra, Lolli intende rispondere come di seguito. È intenzione di questa amministrazione regionale adoperarsi affinché l'ARAP
possa svolgere il ruolo istituzionalmente previsto e riconosciuto nell'ambito della realtà economica abruzzese, cercando, laddove necessario, di migliorare l'impianto originario della riforma introdotta con la legge regionale 23 del 2011, con l'obiettivo di coniugare salvaguardia ambientale con pianificazione territoriale e competitività delle imprese, individuando forme maggiori di partecipazione delle imprese. Al tempo stesso si ritiene che l'intento del legislatore regionale, con particolare riferimento alle modifiche dal disciplinare introdotti con la giunta regionale, con la delibera di giunta regionale 421P del 17 giugno 2013, sia stato quello di voler consentire all'ARAP e quindi agli ex consorzi industriali di poter continuare a gestire gli impianti di depurazione nelle more dell'adozione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri del piano che sancisca definitivamente il trasferimento della gestione dei predetti impianti dei consorzi al gestore del servizio idrico integrato. Per quanto è a conoscenza del sottoscritto, non vi è alcun tentativo di voler favorire alcun soggetto, tanto che le modifiche di cui trattasi vanno nella direzione di ricondurre tale attività, attività già esternalizzata nel caso dell'ex consorzio di Vasto, nell'alveo delle disposizioni comunitarie che impongono evidenza pubblica e concorrenzialità. Premesso che attualmente l'unico rischio che si corre, considerato anche l'interesse al riguardo che può suscitare l'atto di sindacato ispettivo già depositato dal senatore Castaldi, è che intervenga il piano del trasferimento della gestione dei predetti impianti al gestore del servizio idrico integrato, si precisa che è difficile definire in maniera univoca le fonti finanziarie per il sostentamento dell'ARAP. Ciò nonostante, si ritiene possibile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, annoverare tra tali fonti, oltre a quelle classiche proprie degli ex consorzi, quali ricavi da cessioni di lotti immobili, finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, pagamento da parte delle aziende insediate per i servizi svolti, le seguenti attività che l'ARAP potrebbe svolgere quasi ad arricchire la gamma dei servizi da erogare già elencati nel disciplinare: creare un ambiente idoneo all'insediamento industriale, fornire infrastrutture di servizio ad alto contenuto tecnologico per collegare tutte le aziende nelle zone industriali e immediatamente promuovere interventi direttamente mirati al recupero, ristrutturazione e realizzazione di immobili per l'insediamento e l'ampliamento delle realtà produttive, costruire infrastrutture, ricercare nuove soluzioni a beneficio delle imprese sviluppando soluzioni a basso impatto ambientale basate sull'utilizzo delle fonti rinnovabili, riqualificazione delle aree esistenti, delle aree produttive ecologicamente attrezzate. Per tutti i motivi sopra enunciati, nelle pregresse considerazioni non si rinviene alcuna volontà di portare a chiusura l'area. Grazie. Prego, consigliere Smargiassi, ha 3 minuti per dichiarare se è soddisfatto o no. Prego. Ringrazio la Giunta, ringrazio l'assessore Lolli per aver formulato una risposta. Ovviamente qualche perplessità e qualche preoccupazione resta in capo ai dipendenti dei consorzi industriali. Preoccupazione che nasce da ciò che doveva essere una certezza e di colpo nelle parole dell'assessore trovano e diventano un'incertezza. Incertezza lì dove gli impianti di depurazione diventano un forse, il reddito per questi consorzi industriali oggi ARAP diventano un futuro poco roseo. Se il futuro e il reddito dei dipendenti e di queste strutture deve nascere dai servizi che l'ARAP deve gestire attraverso un disciplinare fatto male, il futuro è poco roseo, dicevo. Di fatto i servizi e i canoni che dovranno essere pagati dalle aziende, aziende che uno dopo l'altro chiudono nel Vastese, ne abbiamo parlato nell'ultimo Consiglio regionale, diventano più di una preoccupazione. Io mi riservo comunque di riaprire l'argomento alla presenza dell'assessore, non perché debba diventare un dibattito pubblico, ma perché, ripeto, è più di una preoccupazione pensare che stiamo parlando di incertezza nella gestione degli impianti. Questa incertezza significa poco futuro, poca strada, cioè poco futuro per i consorzi, perché se il reddito deve nascere dai canoni, questo reddito diventa incerto. Grazie. Bene, passiamo alla interpellanza adesso a firma del consigliere Pettinari, che ha 5 minuti per svolgere la sua interpellanza. Prego.
Sì, grazie Presidente. Io chiedo scusa, ma mi rivolgo nuovamente al Presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, perché stiamo parlando di uno sperpero di denaro pubblico, a mio avviso. Quindi noi siamo molto attenti alla lotta agli sprechi e sulla sanità non si può solo ed esclusivamente prediligere le passerelle nei reparti, ma io dico che quando ci sono delle falle, delle emorragie di denaro pubblico, prima ancora di pianificare e programmare il futuro della nostra sanità, noi dovremmo chiudere, bloccare queste falle, perché se un paziente ha un problema, una fuoriuscita di sangue, noi dobbiamo prima bloccare quella fuoriuscita e poi pensare magari alle cure estetiche, mentre mi sembra tanto che noi pensiamo, questa maggioranza pensi all'estetica, ma poi lascia correre queste emorragie, ripeto, di denaro pubblico. Parliamo della palazzina ex pediatria dell'ospedale civile di Pescara, che per 2 anni è rimasta invasa di acqua, acqua che perdeva. Per 2 anni non si è scoperta appunto questa perdita, la causa di questa perdita, e quest'acqua ha talmente ammalorato le strutture portanti della palazzina in esame che ne ha causato appunto la inagibilità e quindi una situazione di fatiscenza che oggi noi siamo chiamati a ricostruire, recuperare, sborsando fiumi di denaro pubblico. Ebbene, quello che io chiedo, io non vorrei, mi auguro che non ci sia una risposta politica come le altre che abbiamo sentito. Io chiedo di capire, di individuare i responsabili di questo sperpero, ripeto, sperpero di denaro pubblico, perché lì per 2 anni la ditta che si occupava della manutenzione, per 2 anni non ha fatto nient'altro che pompare acqua e sversarla all'esterno. Improvvisamente, un bel giorno, e quindi pagando lautamente questa manutenzione per 2 anni, ripeto, improvvisamente un bel giorno ci siamo accorti che c'era una perdita nel vano sottoscale. Beh, io dico che di fronte a queste cose la direzione generale della ALS di Pescara e quindi la regione che esercita funzione di vigilanza e di controllo non può non capire cosa è successo, se c'è stata una negligenza, se ci sono state responsabilità. Io questo vorrei capire oggi. Non mi serve una risposta che mi dica ok, abbiamo risolto il problema, anche perché è stata pagata una fattura dell'acqua di un mese all'ACA per 135.000 euro, Presidente. 135.000 euro a causa di questa perdita che per 2 anni non è stata appunto individuata. E nel frattempo, mi ripeto, la ditta che si occupa di manutenzione pompava l'acqua percependo soldi per la manutenzione. Io ritengo che il direttore generale dell'ALS di Pescara deve rispondere di questa cosa. Ci deve dire come funzionano le cose all'interno dell'ALS di Pescara, ci deve dire cosa ha fatto l'ufficio tecnico, il dirigente dell'ufficio tecnico in quel contesto, in questa circostanza. Ebbene, io gradirei solo questo, ecco perché ho fatto un'interpellanza, perché gradirei una risposta alla mia domanda specifica, individuare le responsabilità. So che non siamo una procura qui, ma ci sono degli iter, dei procedimenti sanzionatori che possiamo fare nei confronti, aprire procedimenti disciplinari nei confronti di chi si macchia appunto di queste responsabilità. Grazie. Prego, Assessore. Allora, grazie Presidente. Allora, in relazione, mi sembra che nell'interpellanza fossero chiariti alcuni aspetti già di suo, perché le questioni di qui sopra sono state nel corso del tempo risolte, in particolar modo per quanto riguarda ovviamente il tema dei consumi idrici sulla palazzina dell'ex pediatria, con nota del 2011 l'allora dirigente tecnico in servizio, che lo è stato fino a termine dello scorso anno, l'ingegner Vittorio Morganti, esponeva su richiesta della direzione regionale riguardo al problema degli allagamenti e al relativo programma di interventi per sanare le criticità ravvisate. L'ufficio gestione del patrimonio ha posto in essere un sistematico controllo inizialmente, come peraltro poi risultano dai consumi degli stessi, per monitorare l'insussistenza di perdite significative dopo una serie di lavori che sono stati attuati. A seguito degli interventi, infatti, non si sono più
rilevati consumi significativi sulla linea idrica, di cui al contatore che è stato richiamato 02 084 98 76 e segnatamente dal controllo delle fatture a far data dal 2009, si è riscontrato un forte calo dei consumi nel corso del tempo in seguito a questi lavori. Verosimilmente dovuto al trasferimento del polo materno infantile, in seguito si sono evidenziati dei lievi cali in seguito al trasferimento degli uffici e dell'economato nel 2012 e poi un sensibile rialzo nel 2013 in seguito all'attivazione dell'hospice. Fermo restando i lavori che sono stati già completati e fermo restando che attualmente la situazione è stata affrontata, resta fermo l'impegno da parte del Governo regionale a individuare con gli strumenti a disposizione per gli uffici burocratici le eventuali responsabilità che, come chiaramente sa però il consigliere Pettinari, richiede un certo tipo di tempo e procedura che sono state avviate. Grazie. Grazie Assessore, la parola di nuovo per la replica, prego. A 5 minuti, prego. Ecco, Assessore, a me è piaciuto molto quello che ha detto alla fine, perché per la prima volta sento all'interno di questa Regione, questa maggioranza, che si avvierà una procedura per individuare i responsabili. Io credo che ha detto questo. Questo mi preme a me. Questo preme a noi, a chi fa della lotta per la legalità un modello di vita, perché non possiamo pensare, ripeto, di pianificare il futuro della nostra sanità in Abruzzo lasciando coperte queste cose, Presidente. No, chi ha sbagliato deve pagare. Lì per 2 anni, io so bene che adesso è stato ripristinato la conformità dei beni e tutto quanto, ma per 2 anni lì si è sversato acqua, perdeva acqua, abbiamo pagato una ditta che faceva manutenzione e per 2 anni abbiamo lasciato correre e abbiamo pagato una fattura di 135.000 euro. Qualcuno ha sbagliato, qualcuno non ha fatto bene il suo lavoro, qualcuno che sta ancora all'interno della ALS di Pescara, qualcuno che sta ancora all'interno della dirigenza della ALS di Pescara. Ebbene, queste persone non possono continuare a stare all'interno dopo aver creato queste emorragie, ripeto, di denaro pubblico senza che nessuno li vada appunto a sindacare. Quindi io mi auguro che quello che ha detto non era solo per dire, ma seguiranno i fatti a questo impegno. E per me è un impegno quello che ho sentito oggi da questa amministrazione. Le chiedo cortesemente se posso prendere il documento, la risposta. Grazie. Bene. Interpellanza è stata svolta. C'è una ulteriore interpellanza a firma del consigliere Di Dalmazio. C'è l'assessore Di Matteo? L'assessore Di Matteo c'è? C'è l'assessore Di Matteo? Quindi che faccio? Se vuole, consigliere Di Dalmazio, se siamo d'accordo la rinviamo a dopo le risoluzioni, nel caso dovesse arrivare, altrimenti al prossimo consiglio, come vuole fare? La rinvia dopo le risoluzioni o al prossimo consiglio? Dopo le risoluzioni? Mi dica sì o no? Beh, dopo le risoluzioni, non c'è l'assessore Di Matteo. No, perché non ha lasciato la delega questa. Dico, dopo la risoluzione va bene, se arriva, grazie. Prego, i cartelli non li potete alzare. Prima mi è stato chiesto che avevate dei cartelli sulle ginocchia e io cortesemente ho detto lasciateli stare, però purtroppo in consiglio regionale non è possibile, mi dispiace, grazie. Molto educati, grazie di nuovo. Dunque, passiamo alle 2 risoluzioni. La prima firma del consigliere D'Ignazio e Di Pangrazio recante, una firma del consigliere D'Ignazio e Di Pangrazio recante chiusura redazioni giornalistiche della Regione Abruzzo e l'altra a firma dei consiglieri Gatti, Sospiri, Febbo e Ampieri recanti punti nascita di Ortona. Prego consigliere D'Ignazio se vuole illustrare la sua intanto.
parola. Sì, sì. Sì, ma c'è stata la risoluzione, guarda dei punti. Grazie, grazie. Prego. Presidente. Questo, credo che insomma questa vada fatta un po' a tutto il Consiglio, questa risoluzione, non tanto al Presidente della Giunta, ma anche a lei, Presidente Di Pancrazio. Io la ringrazio soprattutto per la sua sensibilità. So che lei ha già incontrato alcuni dipendenti di relazioni del Messaggero e del Tempo, che insieme a me diciamo, ha portato avanti questa risoluzione. È un momento particolare quello che conosciamo, soprattutto perché sembrerebbe non essere l'unica, non le uniche chiusure. Mi sembra che il Tempo addirittura chiuderà la sede il 1° novembre, quella anche il Messaggero, ma anche altre testate, soprattutto importantissime, soprattutto per il nostro territorio regionale. Gira voce, gira questo forte questa voce, che insomma o subiranno dei ridimensionamenti oppure addirittura la chiusura. Questo è una iattura, soprattutto perché sappiamo che la carta stampata, rispetto alla lettura online dei quotidiani, è per tutte le fasce d'età, mentre rivolgersi alla lettura online, che benché oggi sia di grande diffusione, non è sicuramente possibile per tutte le fasce di età. Quindi è importantissimo, oltre che per la tutela dei lavoratori, oltre perché insomma per una serie di fattori importantissimi, anche quello di dare la possibilità di una lettura dei quotidiani a tutti coloro che ne hanno possibilità e non hanno invece quella di farlo online. Per questo io chiedo a lei, signor Presidente Di Pancrazio, in primis il Presidente, e soprattutto un impegno a tutto il Consiglio e alla Giunta, insomma, di votare questa risoluzione all'unanimità e di farla nostra ed essere a fianco a questa categoria, insomma, sia di lavoratori che di persone che hanno grandi difficoltà, soprattutto per la pluralità dell'informazione. Grazie Presidente, io ho finito. Bene, sulla risoluzione assessore, non è su quella, è sull'altra adesso. Uno a favore e uno contro. Io mi prenoto a favore su questa risoluzione solo per integrare alcune cose dette dal collega D'Ignazio. Io ringrazio il consigliere D'Ignazio perché ha sollevato una questione della quale l'ufficio di presidenza si è occupato in passato sul sistema editoria in Abruzzo e sulla crisi che sta attraversando un po' tutto il settore della carta stampata, in particolare sul Tempo e sul Messaggero, dove c'è aria di chiusura per uno e ridimensionamento per l'altro. L'ufficio di presidenza ha già organizzato, prego colleghi, silenzio in aula per favore, ha già organizzato degli incontri ed effettuato con l'Ordine dei giornalisti abruzzesi e con il Sindacato dei giornalisti. Ha tentato e ha richiesto anche un incontro con i due editori, incontro che non c'è stato. Adesso sta l'Ufficio di Presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo organizzando per il mese di novembre una giornata di riflessione su ciò che sta accadendo soprattutto ai giornali che hanno fatto la storia del nostro Abruzzo. Quindi bene ha fatto il consigliere D'Ignazio a presentare la risoluzione. Invito i colleghi a votare a favore di questo importante documento che mette in discussione la permanenza di testate giornalistiche nel nostro territorio. Se c'è qualcuno contro, altrimenti poniamo in votazione la risoluzione a prima firma il collega D'Ignazio. Prego, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? La risoluzione è approvata. Si astengono i consiglieri di 5 Stelle. Il gruppo 5 Stelle si astiene. La risoluzione è approvata a maggioranza. Prego i consiglieri di prendere posto. Non so se è arrivata una
delegazione che sta facendo visita al Consiglio regionale. La volevamo salutare, ma non mi pare, ancora non è arrivata. Va bene, allora procediamo, se siamo d'accordo, sulla seconda risoluzione a firma dei consiglieri Gatti, Sospiri, Chiodi, Febbo e Iampieri. Prego il pubblico di fare silenzio. Grazie. Altrimenti sono costretto a far allontanare. Grazie. Consiglieri, prendete posto per cortesia. Beh, nell'attesa che trovino un punto d'incontro sulla seconda risoluzione, se siamo d'accordo sull'ordine dei lavori, se siamo d'accordo. Bene, c'è un documento. L'ultima, la cosa sull'Intersporto, chi ce l'ha? Prego, illustriamo la risoluzione. Consigliere Chiodi, prego, illustri. No, vabbè. Non vi preoccupate. Ah, Presidente Chiodi, prego, chiedo scusa. Prego, prego, Presidente. Non c'è nessun motivo. Prego. La ringrazio. Allora, per quanto... Allora, perché ho voluto fare questa interrogazione? Allora, intanto spero... Prego, consiglieri, interrompa il tempo, per favore, chiedo scusa, Presidente Chiodi. Consiglieri, se prendete posto, c'è una risoluzione che devono illustrare. Prego, Presidente. Intanto fare una piccola premessa. Non è una... risoluzione tipica di un'opposizione, cioè non è voler cavalcare un consenso elettorale. Perché? Per il semplice fatto che noi abbiamo una storia e la nostra storia, quando abbiamo governato, è stato quello di non accedere al documento che mi era stato preparato dal subcommissario per la chiusura dei punti nascita di Ortona, di Atri, di Penne, di Sulmona. C'era alla base di ciò uno studio fatto dall'Agenzia Sanitaria nel 2012 che io ho ritenuto insufficiente, non solo con degli errori per quanto riguarda il numero dei parti, le SDO che erano state seminate, poi ve lo dirò, ma anche che non teneva conto invece di quella che era una situazione da valorizzare sotto il profilo sanitario. Quindi, voglio dire, non stiamo cavalcando una protesta, non facciamo come un'opposizione che non ha governato, che non ha mai governato. Mi rendo conto che per voi dovrebbe essere il contrario. Voi, quando si parlò di chiusura dei punti nascita, barricate come se noi volessimo tagliare, distruggere un sistema sanitario. Ricordo ancora che il nostro piano sanitario nel programma operativo è sic et simplice trasfuso nel documento di programmazione economica e finanziaria. Quindi una visione c'era, una programmazione sanitaria c'era, non era un aspetto esclusivamente ragionieristico. Mi fa piacere che questo venga oggi riconosciuto sotto con il DPFR e soprattutto prendo atto che all'epoca il assessore alla sanità, responsabile del Partito Democratico di allora, stesse scherzando nei confronti delle critiche che mi vanno mosse su questo. Fatta questa premessa, noi riteniamo, conformemente a quello che abbiamo detto nel passato, che prima di procedere alla chiusura di punti nascita, così come di altri reparti, c'è bisogno sempre di valutare quello che è l'impatto sul discorso sanitario. Beh, chiudere dei punti nascita potrebbe avere un senso, ma prima hai necessità di fare due cose. Uno,
l'attivazione di un servizio di trasporto per le emergenze neonatali che si chiama STEN nella letteratura sanitaria, e poi un servizio di trasporto materno assistito che si chiama STAM, questo per assicurare qualità del servizio sia alle madri che ai nascituri. Quindi significa in un certo senso valorizzare i collegamenti con i presidi che resistono, prima potenziarli da un punto di vista organizzativo, i sistemi, diciamo, come posso dire, i reparti di ostetricia e i reparti di... Quindi riteniamo che questo sia assolutamente essenziale. Poi i punti nascita, abbiamo visto che Ortona il numero di parti ce l'ha, quindi non rientra in quest'ottica, diciamo, solo per il 2012 c'è stato evidentemente un livello inferiore, sono stati 513 nel 2010, 525 nel 2011, 524 nel 2012, 492 nel 2013, ma già nel 2014 assistiamo sicuramente a un trend che prevederà il superamento di 500 posti parti. Sul Mona ha la necessità di essere mantenuto attivo per evidenti ragioni di collegamento con gli altri presidi. Penne ed Atri avrebbero un impatto devastante in assenza delle altre questioni preliminari alle quali ho fatto riferimento per quanto riguarda l'impatto che ci sarebbe sui reparti di Chieti, di Teramo, di Pescara, che arriverebbero ad avere 5.000 parti l'anno. Quindi una cosa di questo genere, mi diceva l'assessore, 5.000, ha fatto il calcolo, secondo me potevano essere anche inferiori, ma 5.000 determina ancora di più un'esigenza prioritaria che non può seguire la chiusura dei punti nascita, ma che deve essere anticipata in merito ad un potenziamento di questi reparti, un potenziamento formidabile. E allora non cavalchiamo una protesta, non facciamo facile demagogia, vogliamo semplicemente che si faccia quello che abbiamo fatto quando noi abbiamo governato, cioè riconoscere, così come è stato riconosciuto il documento di programmazione economica e finanziaria, contiene il piano operativo nostro, identico. Quindi tutte le critiche non c'erano. Dov'è che vi discostate? Su due cose. La compartecipazione per i disabili e per gli anziani, che noi non abbiamo voluto introdurre, e la chiusura dei ponti nascita, che noi non abbiamo voluto introdurre, pur avendo spinte dal subcommissario del governo per farlo. Quindi, per questo, chiediamo al commissario, qui nella risoluzione diciamo il presidente del tavolo istituzionale, per approfondire tutti questi temi in maniera tale di non prendere decisioni che siano assolutamente rischiose per il nostro sistema sanitario. Grazie. Come tutte le risoluzioni, ha chiesto la parola il Governo, mi pare però. Ha chiesto la parola, Assessore? Prego, ne ha diritto. Grazie Presidente, grazie al Presidente Chiodi per l'illustrazione e ai consiglieri che hanno sottoscritto la risoluzione. Entro subito nel merito della risoluzione. Il dispositivo della risoluzione è condivisibile in quanto noi faremo esattamente così. Voglio rassicurare tutte le comunità, per chi avesse qualche dubbio, poi è normale che, diciamo, è scontato che nel gioco della politica ci sia anche il pezzo relativo un po' alla strumentalizzazione, un po' al racconto della politica, un po' al confronto stesso della politica. Però voglio ricordare che il provvedimento che noi attueremo sui punti nascita, come da verbale del tavolo di monitoraggio, c'è ancora, come il Presidente Chiodi sa peraltro, l'inadempienza sui punti nascita, mentre oggi abbiamo l'adempienza sulla compartecipazione. Il provvedimento, voglio rassicurare tutti, sarà un provvedimento con una tempistica e un cronoprogramma che prevederà assolutamente la istituzione del trasporto neonatale, del trasporto d'urgenza, eccetera. Assolutamente. Non è in discussione allo stato attuale un provvedimento di chiusura a valere dal 1 gennaio 2015 per il quale nei prossimi 60 giorni noi non saremo in grado, è chiaro, con quella tempistica, a soddisfare alcuni investimenti, alcune previsioni assolutamente urgenti. Il punto vero però, mi si consenta su questo perché non è ricordato e quindi entro nel merito di questa risoluzione, è che uno, il numero dei nati in Abruzzo scende di anno in anno. Noi siamo passati, questi sono i numeri,
da 10.751 del 2011 a 10.352 del 2014. E come sa il Presidente Chiodi, oggi rispetto, tra virgolette, ai nuovi standard, questo è il primo elemento, noi non potremo, ed è bene che il Consiglio e le comunità sappiano, tutti, mai avere 12 punti nascita con 10.352 nati in Abruzzo. Mai. Anche volendo cavalcare di risoluzione in risoluzione, di interrogazione in interrogazione, questa posizione, mai noi potremmo avere nel futuro, nei prossimi anni, con questo numero di nati, 12 punti nascita. Secondo punto. Come il Presidente Chiodi sa, e dovrei però a questo punto addebitare al contrario, dovrei addebitare al contrario alcune inadempienze nel corso di questi anni, tutti e 12 gli attuali punti nascita abruzzesi non sono in sicurezza. Tra l'altro l'Abruzzo presenta un alto tasso di morbilità e mortalità. No, sì, assolutamente sì, non lo dico io. Voglio ricordare però, come il Presidente sa perché è stato commissario ad acta, che i punti nascita a secondo del numero dei parti presentano delle vere e proprie checklist e di punto nascita in punto nascita occorrono prescrizioni ben precise. Da questo punto di vista e su questo punto oggi noi non abbiamo nessuno dei 12 punti nascita in regola. Aggiungo poi un altro elemento che a me sembra molto rilevante. Si omette nella risoluzione, e pertanto io, condividendo la parte del dispositivo, vi diciamo, spiegherò perché, però si omette un punto essenziale nella risoluzione. La bozza approvato nella conferenza Stato-Regione del decreto dei nuovi standard della rete ospedaliera. Io voglio ricordarlo perché anche la risoluzione, mentre noi facevamo giunta dello scorso Consiglio, in quel caso mi pare legata ad Atri, guardate, non scriviamo da consiglieri regionali che il presidio di Atri ha 150.000 abitanti come bacino d'utenza. Faremo un torto alle nostre intelligenze perché così non è. Non lo è oggettivamente, non siamo noi in quest'Aula a definire i bacini di utenza. E allora con la stessa chiarezza e schiettezza il Presidente Chiodi sa che la nuova classificazione della rete ospedaliera è la seguente. A che ci sia un presidio ospedaliero di base occorre un bacino di utenza che va da 80 a 150.000 abitanti. Secondo il nuovo decreto sono 5 i reparti che possono essere, diciamo, che può contenere il nuovo presidio ospedaliero così definito e con quel bacino d'utenza, e poi non conta soltanto il bacino d'utenza, ma anche gli esiti come seconda valutazione. E i 5 sono medicina generale, chirurgia generale, anestesia, ortopedia, pronto soccorso. Per i presidi il cui bacino di utenza va da 150 a 300.000 abitanti, si aggiungono un'altra serie di reparti che sono in elenco nella bozza di decreto e poi si sottolinea laddove dovessero esserci i numeri anche il punto nascita. Pertanto il punto nascita non è previsto secondo il nuovo decreto necessariamente, non è previsto come obbligo neanche nei presidi che hanno un bacino di utenza da 150.000 a 300.000 abitanti. A mio avviso, tra l'altro, il decreto sugli standard viene individuato come vincolante per le regioni in piano di rientro. A mio avviso, e ho sostenuto con il Presidente Chiodi anche nello scorso Consiglio questa necessità, una delle ragioni fondamentali per sostenere l'uscita dal commissariamento, prego tutto il Consiglio e i consiglieri di credermi, è arrivare alla discussione e al confronto sull'applicazione, quando sarà, di questo decreto da autonomi e non commissariati, altrimenti larga parte delle decisioni collegate a quegli adempimenti sfuggiranno alla sede consiliare e a tutta la nostra comunità. Io non voglio ritenere
capisco l'altra parte della discussione, come un semplice adempimento imperativo e allo stesso tempo formale l'applicazione di quel decreto. Tuttavia non posso essere tanto irresponsabile da non ritenere quel decreto una linea tendenziale cui le regioni dovranno in qualche modo, non dico adeguarsi, ma certamente confrontarsi. E io penso che non richiamare dentro questa risoluzione questo decreto e il nuovo patto della salute sia un profondo errore in termini di programmazione sanitaria. Quanto invece al dispositivo, e nel merito del dispositivo che ritengo condivisibile perché è esattamente quello che faremo. Nel 2011-12, prima lo si ricordava, fu istituito, adesso non ricordo dove sta, il tavolo regionale, diciamo, esattamente sui punti nascita, e l'allora commissaria ad acta prese atto del lavoro del tavolo che ai tempi nominò. Il tavolo dei tempi, dirò dei tempi perché arriverò al dispositivo, il tavolo dei tempi precisò che i punti nascita da chiudere in Abruzzo fossero tre, ovvero Ortona, Atri e Penne. Popoli era già. E pertanto, secondo il lavoro fatto dal tavolo tecnico ai tempi del presidente Chiodi, già si era deciso in questa regione di scendere a 9 punti nascita. Il decreto era giacente e poi non fu firmato, così come, Presidente, mi permetta, parla spesso di ticket e compartecipazione, l'ho già detto nell'altro Consiglio, nell'attuale piano operativo era già previsto un risparmio sulla GSA di 12 milioni perché era stato inserito da programma operativo che i ticket, in questo caso di vittoria di altro Presidente, sarebbero stati inseriti il 1° di giugno. Però, venendo al punto, già nel tavolo tecnico di 2 anni e mezzo fa fu deciso, e il decreto è giacente con la sua firma, di chiuderne 3 di punti nascita sui 12 abruzzesi. Quindi è un tema presente da anni. Ora io dico questo. Abbiamo un decreto, la bozza del 21 luglio 2014, che parla chiaro sui numeri e soprattutto sugli standard relativi alla nuova rete. Abbiamo un tendenziale chiaro di linea di riconversione sul territorio nella nuova programmazione sanitaria. Abbiamo, e qua condivido la parte della risoluzione che sottolinea il punto, abbiamo un quadro che è un po' diverso da quello di 2 anni e mezzo fa. Pertanto io ritengo che ci si debba muovere in questi modi. Occorre rinominare un tavolo tecnico scientifico che rifaccia le valutazioni. Attivare dunque il tavolo istituzionale come viene suggerito nel dispositivo, ma come è già nelle decisioni che abbiamo individuato. Attivare il trasporto per le emergenze neonatali come viene ricordato, e saranno tutte dentro il provvedimento, già previste dal provvedimento, e prenderci tutto il tempo necessario, anche per iscritto e nel decreto, a che qualsiasi tipo di riconversione o eventualmente di chiusura abbia la possibilità di essere gestita dalle varie ASL, per cui nessuna chiusura imminente, ma piuttosto la riorganizzazione dei punti nascita in questa regione. Tenuto conto che l'altro tema rilevante che non viene citato in questo caso della risoluzione, perciò io chiedo ai consiglieri di poterla emendare, non io ma insieme, tenuto conto che l'altro tema, secondo me, deve essere compreso invece nel dispositivo, è che vi è bisogno di investimenti sui punti nascita tali da dire un domani, terminato questa riorganizzazione nelle modalità che vengono suggerite ma già largamente condivise, tali da rendere i punti nascita restanti tutti in sicurezza secondo le checklist moderne, per rispetto soprattutto di chi dovrà nascere in questa regione. Grazie Presidente. Bene, mi pare di aver capito, mi pare di aver capito che ci potrebbe essere una intenzione di integrare tale risoluzione.
È così, Presidente Chiodi? Mi pare di aver capito che ci potrebbe essere una volontà di integrare la discussione. No. Prego, consigliere Gerosolimo. Voglio fare una... Sì. Sì, grazie. È sull'ordine dei lavori. Sospiri, per favore. Mantieni la calma. Grazie, Presidente. Solo per dire che la posizione di Abruzzo Civico naturalmente è chiaramente favorevole alla risoluzione proposta dal Presidente Emerito Chiodi e dai colleghi e dagli altri colleghi regionali. Tuttavia, essendo Abruzzo Civico il punto di contatto, perlomeno il punto più vicino tra la coalizione di centrosinistra e le minoranze, ci corre ancora una volta, vogliamo rivestire un ruolo di pacificazione tra la maggioranza e le minoranze. E condividendo, almeno noi, io personalmente, in toto questa risoluzione, chiedo la possibilità a tutti voi di sospendere 10 minuti, 5 minuti. Va bene. Bene, c'è la richiesta. Aprire un confronto per vedere se c'è la possibilità di condividerlo tutti quanti insieme il documento. Bene, c'è una richiesta di sospensione, metta i voti. Chi è favorevole? Chi è favorevole? Per cortesia, contiamo. Chi è favorevole? 5 minuti di sospensione. Chi è contrario? Bene, la seduta è sospesa per 5 minuti. Prego. Prego. La seduta è sospesa per 5 minuti, prego. Prego. Riprendiamo i lavori del Consiglio regionale. La parola al collega Gatti. Sulla risoluzione congiunta. Collega. Grazie Presidente, sì, sono stato appena informato che sulla base del dispositivo da noi proposto si è trovato un testo condiviso. L'intervento che però avrei voluto fare prima della sospensione muoveva le mosse dal fatto che il precedente governo regionale di provvedimenti impopolari e segnatamente nel campo della sanità ne ha presi diversi e quindi credo che ci sia una particolare credibilità quando noi parliamo di sanità e diciamo che alcune cose si possono fare o si possono evitare. Ci abbiamo forse anche perso le elezioni, sarà stato anche uno dei motivi, quello dei nostri provvedimenti impopolari in campo sanitario, e tuttavia non avevamo mai chiuso e non avevamo pensato di chiudere i punti nascita. Ma l'intervento dell'assessore Paolucci tutto sommato l'avevo condiviso fino a quando non ha detto che sulla risoluzione del punto nascita di Atri non c'eravate perché eravate a fare giunta. Diciamo che era una giunta particolarmente allargata perché in aula c'era il solo consigliere Monticelli, quindi era una giunta evidentemente che comprendeva tutta la maggioranza di governo. E un'altra cosa che mi ha sorpreso è stato l'utilizzo del vocabolo fatto più volte da lei, assessore Paolucci, adempimento. Lei nel suo intervento ha citato almeno due volte, se non tre, la parola adempimento. È una parola di codice civile, di articolo 1218. Vedete, per 5 anni ci siamo sentiti dire che noi non facevamo altro che fare i ragionieri, adempiere alle richieste del Governo nazionale. In realtà noi portavamo avanti con il Presidente Chiodi, commissario, realmente un dialogo competitivo con il Governo nazionale sul piano di rientro e su tutte le questioni afferenti alla sanità. Quel dialogo competitivo che voi spesso evocate per bocca del Presidente D'Alfonso, ma che devo dire forse solo con lei in alcune circostanze riusciamo ad avere, ma non con il resto della vostra maggioranza. Il dialogo competitivo che evocate noi lo desidereremmo su tutti gli argomenti. Per quanto riguarda il merito
dei suoi interventi, io due cose le avrei voluto chiedere, ma insomma ci possiamo confrontare anche a margine del Consiglio. Lei ha detto non si possono avere 12 punti nascita in Abruzzo. Io vorrei capire perché e vorrei anche capire da dove risulta, da quali fonti ufficiali risulta un'altra cosa che lei ha detto, cioè il tasso elevato di mortalità neonatale. Sono argomenti utili. È già è finita così? Va bene. Cioè sono degli approfondimenti che credo possano essere utili per tutto il Consiglio, per tutti i consiglieri, dei dati dei quali vorremmo essere messi a conoscenza se vi sono delle fonti. Concludo dicendo che quello che a noi interessa è il risultato. Lei dice, per esempio per quanto riguarda Atri, ma potremmo parlare anche di altre circostanze, cioè, ma in fondo non è un territorio così vasto, non ci ricadono 150.000 persone, ma io so che sull'ospedale di Atri alla fine convergono non solo gli atriani ma tutti gli abitanti della Vallata del Fino, della costa sud teramana e forse anche qualcuno dal pescarese. L'ho detto anche l'altra volta quando abbiamo approvato una risoluzione, non scordiamoci che l'abbiamo approvata sul punto nascite di Atri, abbiamo detto abbiamo detto che certi numeri sono numeri assai marginali, se si prendono gli ultimi 5 anni dell'ospedale di Atri credo che solo una volta si sia stati sotto il parametro di 500, che è un parametro chiaramente orientativo. Quindi noi siamo aperti al dialogo, vogliamo confrontarci, ma desideriamo che queste scelte, così come è successo in passato, vengano condivise, pensate, riflettute insieme nell'interesse supremo dei cittadini. Grazie. Bene, il consigliere Gatti ha parlato a favore, c'è qualcuno contro della risoluzione? L'assessore, prego la parola all'assessore. Grazie Presidente, ho avuto modo, grazie al tempo della sospensione, di condividere con il gruppo di Forza Italia alcuni emendamenti alla risoluzione, con la premessa che già si ricordava nell'intervento iniziale sulla discussione sulla risoluzione, ovvero è pienamente condivisibile il dispositivo della risoluzione e pertanto nel ringraziare tutti i consiglieri, avendo trovato anche nei loro volti un ampio consenso sul dispositivo, abbiamo invece concordato sulla narrativa e sullo stesso dispositivo un punto aggiuntivo, che se lei mi consente vado a leggere con precisione. Allora, l'assessore legge la parte modificata, prego. La risoluzione è identica sino al terzo capoverso, che rileggo con un'ulteriore aggiunta. Rilevato che il documento di riorganizzazione dei punti nascita della Regione Abruzzo, redatto dall'Agenzia Sanitaria Regionale, ha basato lo studio sull'analisi delle SDO, ricovero ospedaliero dell'anno 2012-11 e dei primi 10 mesi del 2012, quindi su dati provvisori incompleti e che prevedeva la chiusura dei punti nascita di Atri, Ortone e Penne. Ovviamente la precisazione sul punto è legata ai 10 mesi del 2012 che, come è stato detto, rendeva il dato parziale. Si cancellano gli altri punti fino al dispositivo e vengono integrati invece, vengono sostituiti con, ne do lettura, la presente parte della narrativa. Preso atto della bozza del nuovo decreto degli standard della rete ospedaliera già vagliata dalla conferenza Stato-Regioni del 5 agosto 2014, perdonatemi, per cortesia silenzio in aula. Grazie. Preso atto del percorso intrapreso per completare gli adempimenti necessari per concludere la gestione commissariale anche in relazione ai contenuti del decreto sui nuovi standard, preso atto che la chiusura dei punti nascita riverserebbe la produzione su quelli già esistenti, impegna il Presidente della Giunta regionale e commissaria ad acta ad attivare un tavolo istituzionale con la presente dei membri del Comitato, perché è identico. Il secondo punto è identico, ad attivare sia il servizio di trasporto per le emergenze neonatali che il servizio di trasporto materno assistito,
Il terzo punto identico, a potenziare sia a livello strutturale che organizzativo i reparti di ostetricia e ginecologia che resteranno attivi. Abbiamo condiviso di inserire il quarto punto, a mettere in sicurezza, anche per la discussione che abbiamo avuto prima, i punti nascita abruzzesi risultanti dal percorso di riordino e riorganizzazione che seguirà le procedure suggerite dalla stessa risoluzione. Io voglio su questo punto ovviamente ringraziare il contributo di tutti e a mio avviso la risoluzione per come è costruita può essere largamente condivisa con una postilla finale che è soltanto verbale. Io l'impegno che vorrei assumere su un tema così delicato è ovviamente, rispettando il quadro normativo, portare a conoscenza e dunque ad informazione, a confronto e discussione nel Consiglio, nella Quinta Commissione, tutto quello che emergerà dal lavoro che viene suggerito dalla risoluzione. Grazie Presidente. Prego, qual è il significato dell'emendamento che sostanzialmente non modifica in questa opera di cucitura invocata dal consigliere Gerosolimo e portata avanti dall'assessore Paolucci, che c'è la possibilità, e questo credo che faccia bene alla politica, di descrivere dei contenuti che non cadono sui territori, ma si formano in alleanza con i territori. Ora, perché noi accettiamo questa modifica? Perché io credo che sulle mamme e sui bambini non si debba fare elettorato, o meglio, se i bambini nascono in sicurezza e le mamme hanno maggiore comfort, sì, ma se noi dobbiamo stare a discutere di uno Stato che ci guarda solo come un problema, noi insieme dobbiamo difendere la Regione, non valutando la speculazione politica di chi è momentaneamente in maggioranza e di chi è momentaneamente all'opposizione. Allora, noi registriamo il dato fondamentale che la parte in cui si descrivono le procedure è condivisa dall'esecutivo. Poi le premesse ci possiamo scrivere tutto quello che vogliamo, del perché, del per come, di chi, di come. A noi non ci interessa il futuro, non il passato. Le voglio dire una cosa, Assessore, visto che lei sa far di conto, non è retorico, sa far di conto nella vita, cioè come preparazione personale e culturale. Io sono convinto che nel momento in cui riusciremo a sterminare le sacche di perdita economica che hanno le aziende, e voglio dire qui in aula, nel migliore dei casi per distrazione, impreparazione o lassismo, ma ritengo che non ci siano solo i migliori dei casi, ma ci siano anche i peggiori dei casi, io sono certo che lei avrà la possibilità di avere le risorse per mettere in sicurezza quei reparti, per metterli in sicurezza. E siccome noi vogliamo che cresca l'occupazione in Abruzzo, e certamente una giovane coppia, se ha un minimo di speranza, può pensare di investire su una nuova vita, apro una parentesi. Oggi io sono convinto che i veri eroi di questa nazione sgangherata siano due giovani precari, senza un mutuo, con un lavoro magari a scadenza tra 6 mesi, che si mettono insieme e danno vita ad una nuova vita. E noi su quelli dobbiamo investire, anche lasciando questi presidi. Chiaramente avrei... continuando l'opera di risanamento ed efficientamento che anche voi prima o poi inizierete a riconoscere, sostanzialmente già lo fate, ma formalmente del Presidente Chiodi. Chiedo scusa ai colleghi consiglieri, noi ci dobbiamo regolare. Chiedo scusa a Pettinari, un momento. Allora, lei è contro? Oh, io purtroppo non è che non voglio far parlare lei o Monticelli. Se decidiamo di aprire un dibattito,
me lo dite, il Presidente apre il dibattito e fa parlare chiunque. Se io devo far rispettare il regolamento, certo non in maniera rigida, anche elastica, ve lo devo dire. Allora, hanno chiesto di parlare in ordine sia Monticelli che Pettinari. Allora, decidiamo se facciamo parlare solo questi due, perché, oppure se si apre il dibattito e perdiamo 2 ore di tempo. Me lo dite e io mi adeguo, faccio questa riflessione nel rispetto di ognuno di voi e di noi. Allora, se mi attengo al regolamento, uno contro e uno a favore, ha parlato a favore, l'altro contro, uno se parla è contro. Se lei parla, do la parola pure agli altri, mi dite come volete fare, io vi faccio fare. Dite più, lei è contro. Dichiarazione di voto. Non c'è la dichiarazione di voto qua. Oh, cioè, ditemi come volete fare, io vi faccio parlare a tutti, ditemelo voi, volete parlare tutti? No, beh, c'è una richiesta per appello nominale, che ne devo fare? Chiedo a chi la sottoscritta. È superata, è condivisa? Bene, allora, su questa risoluzione condivisa, presentata da Sospiri, Febbo, Presidente Chiodi ed altri, e poi condivisa, chi è favorevole? Con l'emendamento compreso. Alzate la mano chi è favorevole, per favore, per un conteggio. Presidente, prego, si alza la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Bene, approvata all'unanimità. Alle 14 posso sospendere come da indisacro capigruppo. Bene, c'è una questione che mi pone il Presidente della Giunta e il Governo su una delibera. Chiedo scusa, colleghi. C'è una questione che mi pongono, mi hanno posto questa mattina, su una delibera di Giunta urgente che io ho provveduto a far protocollare e ad assegnare alla Commissione questa mattina stessa, alle due commissioni, prima e seconda. Io non posso procedere all'esame di questa proposta in aula se non a queste condizioni che adesso vi dico. Formalmente io devo chiedere questa cosa, colleghi. Che siano d'accordo i capigruppo per un semplice motivo, perché poi c'è bisogno che si riunisca la prima e la seconda commissione in forma congiunta, in maniera completa, senza l'assenza e con il consenso di tutti quanti i commissari, altrimenti non è possibile questo percorso straordinario. Chiedo, prego collega Sospiri, chiedevo se su questo percorso di sospensione e riunione di commissione congiunta prima e seconda si è d'accordo oppure no, vista l'urgenza di questo provvedimento. Prego. Prego. Allora, noi siamo d'accordo, ovviamente, anche perché non vedo perché vi dovremmo impedire di discutere di qualcosa che forse è anche utile. Naturalmente noi il testo non l'abbiamo ancora potuto neanche leggere, quindi siamo d'accordo. Però Presidente, mi ascolta un attimo, non si distragga. Ora, siccome lei ci sta, l'ho già anticipato al Presidente Di Nicola, ma lo voglio dire prima che poi le cose accadano in maniera spiacevole. Siccome questo è un provvedimento amministrativo che noi vi permettiamo di portare in aula, Presidente, lei prende con noi solennemente l'impegno, lei prende con noi solennemente l'impegno che l'oggetto della discussione poi in aula sarà il contenuto di questo
Cioè non ci faccia arrivare norme, normine agganciate all'ultimo secondo, questioni. Cioè noi parliamo di questo, perché l'altra volta è già successo che abbiamo parlato di un altro argomento e poi in aula io le capisco le difficoltà di chi deve fare velocemente, non è che, però ci vuole anche un po' di forma in politica. Quindi se parliamo di questo per noi va bene, se ci arriva altro in aula che neanche abbiamo avuto il tempo di leggere, anche se fosse azzeriamo le tasse per tutti gli abruzzesi, cortesemente prenda l'impegno a evitare norme intruse con l'argomento, non sono norme intruse con il regolamento. Bene, l'assenso del gruppo, diciamo, è a queste... Ah, prego di Dalmazzo. Ecco, no Presidente, mi piacerebbe prendere intervento per fare questa figura al consigliere Sospiri che ha parlato a nome mio. No, era solo per precisare, per correttezza nei confronti del Presidente di Commissione, Maurizio Di Nicola, che prima me l'ha proposto dicendo non si conosce il contenuto perché me l'ha fatto vedere incidentalmente qui. Quindi avevo detto se non c'è particolare urgenza la facciamo giovedì, ma senza problemi. Se però ci sono ragioni di urgenza, purché venga chiaramente questo provvedimento, nulla questio, insomma. Bene, quindi per quanto riguarda la parte inferiore centrodestra, diciamo Red, sì, diciamo che sta al primo piano, c'è la condizione che sia quello e solo quello il documento. Il Presidente prende impegno su questo, lo può prendere, prego. Prego, consigliere Marcozzi. Grazie Presidente. La parte superiore dell'opposizione invece, sì. No, perché mi ha appena dato degli inferiori. A livello logistico, il secondo piano si trova costretto a rilevare il fatto che ancora una volta la forma è stata un po' violata e, come diceva giustamente il consigliere Sospiri, essendo un provvedimento amministrativo, noi vorremmo verificare il contenuto di questo provvedimento. Per cui la forma riteniamo che si debba passare per l'iter regolare, perché la forma è importante per verificare i contenuti delle delibere e quindi per verificare effettivamente quello che si va ad approvare, i provvedimenti che vengono approvati. Per questo motivo ci spiace, insomma, ma non siamo chiaramente contrari. Acquisendo la sua contrarietà, è una prassi straordinaria che io l'ho messa in atto solo per un motivo. Quando c'è l'urgenza, siccome mi è stato riferito che l'urgenza è quello di un potenziale investimento che potrebbe essere indirizzato altrove fuori l'Abruzzo, per questo il Governo mi ha chiesto di porlo oggi. Questa è una voce all'attenzione. Che è circolata. Questa è la motivazione e la procedura straordinaria. È quindi vero. Non è fuori forma, è una procedura straordinaria. È vero, prego. Presidente, questa è una voce che è circolata, però diciamo che i requisiti di urgenza io li vorrei leggere in una richiesta o direttamente nella delibera e non vorrei sentirne soltanto rumors. E comunque anche alla luce di ciò, verificare anche di che cosa stiamo parlando, di chi stiamo parlando, a chi stiamo affidando cosa, riteniamo che sia importante. Grazie. Chiedo scusa, vediamo se riusciamo a trovare per fare il modo. Se siamo d'accordo, ad esempio, proprio perché c'è motivo e c'è bisogno di tempo per verificare e per chiedere questi chiarimenti, sempre se siete d'accordo, la proposta è per farle le cose da parte della Presidenza. Si può sospendere, si riuniscono le commissioni congiunte. Se un membro della commissione non è d'accordo, io non lo porto in aula, però avete la possibilità di guardarvelo, ditemi voi, insomma. Ecco, io voglio mettere tutto il procedimento straordinario, cioè anche questo paracadute che se un membro di una delle due commissioni, riunito in forma congiunta, non sottoscrive
che è d'accordo a portarli in aula nel modo come viene presentato, come viene corretto da parte se ci sono errori, io non lo porto all'esame del Consiglio. Ecco, questo è l'impegno, lo dico verbalmente, ma è così. Quindi ditemi voi, volete prendere un momento di riflessione su questo? Prego. Prego, consigliere Bracco. Presidente, in quanto membro della commissione, della prima commissione, io già dico di essere contrario affinché il provvedimento venga portato in aula, quindi è sostanzialmente inutile.